Settimana scorsa anche a Lecco sono scaturite in piazza manifestazioni contro al Green Pass, con l'idea che queste manifestazioni si sarebbero ripetute anche questo weekend. Sua Eccellenza Prefetto Castrese De Rosa, è arrivata una richiesta di Allora, manifestazione. chiariamo subito che il diritto di manifestare è un diritto sacrosanto della nostra Costituzione, guai a violarlo, insomma. Quindi noi consentiamo a tutti di esprimere il proprio pensiero, anche ai Novax che non ritengono, insomma, di sottoporsi al dovere vaccinale. La scorsa settimana si è tenuta una riunione purtroppo non preavvisata, quindi contro legge, perché va preavvisata ogni manifestazione, riunione in luogo pubblico va preavvisata ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza al questore. Non era preavvisata, comunque siamo stati in piazza, abbiamo vigilato affinché nulla di, insomma, di anomalo avvenisse. La prossima manifestazione, come in tante altre parti d'Italia si svolgerà, è preavvisata, quindi siamo allertati su questo e ci sarà ovviamente un servizio di ordine e sicurezza pubblica che vigilerà affinché tutto avvenga come io sono convinto che avverrà, nel massimo ordine, come purtroppo, come fortunatamente, no, purtroppo è avvenuto anche la volta scorsa. È Quindi, scattata qualche denuncia per gli organizzatori? ma no, scatta la denuncia perché il promotore che organizza un evento senza preavvisare, ovviamente viola la legge in questo caso, e ovviamente al promotore dell'organizzazione della scorsa settimana, insomma, sono state prese le misure previste dalla legge in quanto appunto manifestazione non preavvisata. Questo è stato, come dire, richiamato su questo obbligo giuridico, l'organizzatore si è messo in regola e quindi sarà una manifestazione che si svolgerà senza alcun problema. Ricordando che le piazze dei Chiesi sono occupate anche da alcuni eventi di carattere culturale, di conseguenza ci dovrà essere anche una divisione delle piazze. Ovviamente questa avverrà in una piazza dove non ci sono, insomma, eventi culturali. Insomma, il questore può dare le sue prescrizioni che ha dato e ovviamente si svolgerà senza intralciare le altre manifestazioni previste in città. Insomma. Però il diritto di manifestare anche a chi non crede nel vaccino bisogna darlo e noi ovviamente non siamo d'accordo, che siamo dell'idea che questo dovere si debbano sottoporre tutti i cittadini, ma siccome non c'è l'obbligo, quindi anche i Novax hanno il diritto di dire la loro opinione e noi consentiremo che ciò avvenga.